salutiamo la Happy Family. A proposito di Happy Family, scriveteci alla mail happyfamily@rai.it. Ammazza, la sai? Certo che la so. Per partecipare come pubblico, ma non solo, anche per mostrare il vostro talento, sì. Ma che sia, attenzione, un talento particolare, perché se voi venite qui e cantate e siete bravissimi, vabbè, sì, si può fare, però ci interessa fino a un certo punto. A noi interessano i talenti particolari. Sapete fare qualcosa che solo voi riuscite a fare al mondo? Happyfamily@rai.it. Ah, stai facendo il labiale? Ciao, sono Emma Stoccolma. No, fai il labiale. No, fai. andiamo avanti che già siamo. Allora, vai. C'è un talento qui tra di noi. Ebbene sì, è il mio momento. Questa ragazza, puoi alzarti, prego, puoi andare lì alla postazione. Vabbè, ecco. Allora, e che cosa fa lei che io non ho? Beh, no, allora, che abbiamo detto? Allora, un ciao. Talento. Come ti chiami? Ketty Panarotto. Ketty Panarotto, come la famosa canzone. Oh, oh, balla Linda, balla come sa. Non è piccola, è sicuro. Senti, allora. Ketty, sicuro. Allora, Ketty, cos'hai di particolare? Cioè, cos'è che farai oggi? Niente, io mi diverto a cantare le canzoni, diciamo, famose, attuali, però traducendole in sei lingue. Sei lingue? Allora, sì. Sei lingue. Scusa, che lingue? Allora, cosa canterai oggi in sei lingue? Bellissima. Quella di Annalisa. Annalisa. Ricordiamo qual è, col pubblico, anche per chi è a casa. Quella che fa... Dove vai? Che ne vai? Quella volta non dovevi andare via. Eri bellissima. Okay. Bellissima. Vabbè, abbiamo capito. Però ma quali sono le sei lingue? Allora, in che lingua le prima? Così almeno capiamo. Ovviamente italiano, certo. Poi abbiamo l'inglese, il francese, tedesco, portoghese, mi sa che ho saltato. No, no. Portoghese e russo. Wow. In russo. Ah, non vediamo l'ora di ascoltare. Sentiamo. Sentiamo, vai. Brava, Ketty. Nel corso della mia vita, quindi in realtà ci sono delle lingue che parlo meglio, tipo l'inglese, che ormai è seconda lingua, cioè easy, ecco. Mentre altre sono più anni che non le parlo e quindi in realtà capisco ma non parlo benissimo. Come ti è venuta questa idea di fare la canzone? Non lo so, mi è venuta, mi ci diverto, lo faccio pure sui miei social. Brava. I tuoi social che sono, ricordiamoli. Certo, è uguale al mio nome, Ketty Panarotto, e sono un po' dappertutto, TikTok, Instagram, dappertutto. Senti, Ketty, bravissima. Okay, Precasna. Sarebbe bellissima, esatto. In russo. Quindi la canzone è quella di Alfa. Sei così Prekrasna. Anzi, Prekrasna è bellissima. Va bene, bravissima. Brava. Grazie a te.